Sono andato a Malta per scoprire come si vive. Visto il successo di Fuerteventura tra gli italiani, ho pensato che anche Malta potesse essere un'isola papabile per andarci a vivere, per cui ho deciso di testarla. È in realtà la mia terza volta sull'isola e tutte e tre le volte sono stato ospitato da Luca di Scacciati, che avete già visto spesso sul mio canale. La prima volta è stata quando l'avevo appena conosciuto nel 2018, la seconda nel 2021 con Yakidale, quando ho corso per tutta l'isola in preparazione della maratona di Atene, e poi questa volta ho deciso di conoscere qualche italiano e fare domande in giro su come fosse la vita. Sono arrivato la sera di giovedì, ho volato con Air Malta in economy. Devo dire che è costato veramente poco, anche perché in realtà Malta è vicina. Mi sono venuti a prendere in aeroporto e Malloro e Luca di Scacciati. Ascanio. Mr. Ascanio. Ciao bello. Lo scorso anno avevo una Jeep aperta completamente scassata. Questa volta era un'auto normale. Non c'è più la Jeepetta però. Non era troppo bella marcia. Adesso ci abbiamo una RAV 4 come i veri ricchi. La zona dove ci troviamo si chiama Taxi Bex e penso si pronuncia in realtà Tashi Biesh. È a 15 minuti in macchina dalla Valletta, la capitale di Malta, molto molto carina, è patrimonio dell'UNESCO. Ed è in un insieme di zone, Sliema, Jezira, San Julian e Paysville, che sono la parte più urbanizzata e con più movida dell'isola. Mentre se volete vedere le spiagge incontaminate e la natura dovete andare più a nord e più a ovest. Comunque, per cena ci siamo diretti in un'hamburgeria lì vicino e ci siamo incontrati con un po' di colleghi e amici italiani di Luca, che però non ho intervistato perché la musica era troppo alta nel locale e quindi ci ho solamente parlato. Ciao amici, sono atterrato a Malta e sono qua ospite di Luca di Scacciati, qua dietro. Benvenuto Marci! Con noi c'è anche Malloro questa volta e stiamo andando a cena. Raccontaci che cosa farai in questi giorni. Praticamente sera di ieri approvata, ho anche fatto un bel po' di domande a un po' di maltesi che erano al tavolo. Non erano maltesi, erano italiani trasferiti a Malta, per cui ancora meglio. E appena le rincontro gli faccio le stesse domande per il video. Purtroppo c'era la musica alta, ma che ho fatto per la serata. Era molto accesa, si discuteva, era impossibile fare i video. Tu non sai di cosa stai parlando? Delle persone che stavano... Ho dormito su questo divano qua a casa del disca qua a Malta, che comunque è comodissimo, molto ampio. Ho dormito però poco perché gliel'ho fatto tardi per recuperare un po' di lavoro. E adesso lavo e raggiungo il disca in ufficio. In questo momento è fine gennaio e devo dire non è che fa tanto caldo qua a Malta. Me l'hanno venduta come un posto caldo dove andare a svernare. In realtà non dico che fa freddo come a Milano, ma la giacca è necessaria. Ho fatto una colazione molto leggera, quindi ho comprato al volo una cheesecake qua. Però ho fatto una stupidaggine perché adesso tra poche ore andiamo a mangiare a pranzo. Sono stato veramente impulsivo, cacchierà. In ufficio ho parlato con Riccardo Zago, che avevo già incontrato entrambe le volte, sia nel 2018 sia nel 2021. Lui più o meno alla mia età e ormai vive da un bel po' a Malta. Allora fammi fare un tour di questi nuovi uffici, nel senso che io la scorsa volta qua ho visto quelli vecchissimi. Eh sì, i primi che erano Valletta, esatto. Adesso ci siamo spostati, siamo in una sede di una vecchia ambasciata, perché hai visto che ci sono tutte ambasciate qua attorno. L'immobile è anche molto storico. Qui subito si entra, c'è la sala riunioni, qui la reception, qui questa bellissima scalinata che è il vanto dell'ufficio. Effettivamente. E poi noi siamo qui, questo è il nostro desk con tutti quanti i ragazzi. C'è Riccardo là, che sicuramente già conosci. Poi c'è una chicca perché c'è Christian, che ha iniziato proprio da pochi giorni, e lui l'abbiamo preso dopo che ha fatto la gara di trading in borsa italiana. È stato uno di quelli che si è posizionato tra i primi 10, ha iniziato proprio da pochi giorni. Ah. Oggi c'è un po' di vento perché siamo in inverno, non fa caldissimo, però qua è fighissimo. Abbiamo anche il barbecue e le piante di limoni. Quindi ti rubi i limoni. Certo. Zago, da quant'è che vivi qua a Malta? 5 anni e mezzo. Come si vive a Malta? Chiaramente qui si vive in maniera differente. L'estate mediamente dura 9 mesi all'anno, ecco. Senti, i costi? Quello che costa di più è decisamente l'affitto. Pago 1.500 al mese. Condivido la casa con un mio amico, pago la metà. Soprattutto nel periodo estivo, e tenendo conto anche che l'estate dura molto, c'è molta domanda di short let, quindi di case vacanza, Airbnb e quant'altro. E anche per questo ovviamente i prezzi salgono. Anche a livello lavorativo qui ci sono molte opportunità, sia nel nostro campo, quindi finanza, ma anche nella parte di scommesse online, betting. Sì, mi dicevate che tutte le aziende di scommesse online dopo la Brexit si sono trasferite qua a Malta. Sì, molte si sono trasferite qui e chiaramente hanno portato anche forza lavoro. Quindi dipendenti con paghe che in Italia come primo impiego te lo sogni tra virgolette. Quanto si guadagna qua come primo impiego di solito? In queste due realtà che ti ho detto, quindi si parte da un minimo di 1.500 più o meno, però dipende anche ovviamente dalla realtà. In media quindi secondo te a Malta si guadagna di più o di meno rispetto all'Italia? Di più, un po' di più. Okay. In questi due settori, attenzione, se invece andiamo sulla ristorazione, è più basso dell'Italia. Ah ok, si guadagna di meno. E invece, ne so, il cibo quanto costa rispetto all'Italia? Ovviamente anche l'Italia si divide in parti. Milano, esatto. E in Puglia sono diversi chiaramente i costi. Chiaramente, comunque qui se vai in ristorante meno di 30-40 euro a testa. Quindi non ha costi molto diversi dal nord Italia. Esattamente, non molto diversi dal nord Italia. Cioè la Sicilia potrebbe essere molto più economica. Lo è. Quindi non è una meta che consiglieresti a un nomade digitale, per esempio. Perché il clima è buono, il cibo è buono? Il clima è buono, il cibo è buono. Tenendo
presente che l'Italia è molto presente qui. Ok. Quindi sia a livello di ristorazione sia a livello di prodotti che chiaramente essendo un'isola lo rimportano dall'Italia. Certo. E quindi diciamo che il cibo... Connessione internet mi sembra forte. Devo dire molto bene. Che tipo di persone incontri qua? Questo è un altro pro. È vero che ci sono tanti italiani, ma la cosa bella è che trovi gente da tutto il mondo. Questo è un posto dove vorresti rimanere a vivere o se è un posto di passaggio? Come viene vissuto? Diciamo che questo è un posto di passaggio, proprio non ce n'è. Quindi anche le persone che incontri magari se ne vanno dopo un anno, due anni. Esatto. Questo è uno dei contro che a me pesa sostanzialmente, perché magari fai anche amicizie di diversi anni, però devi sempre essere consapevole che è un posto di passaggio e quindi magari le amicizie possono cambiare molto spesso. Anche per questo rimango molto legato alla mia terra, dove ho ovviamente amicizie. Quanto torna in Italia? Torno in Italia molto spesso. Lato costi ci sono anche dei pro, altre spese sono molto basse rispetto all'Italia. Per esempio l'assicurazione della macchina, il bollo della macchina, qui spendi molto meno, come anche il costo della benzina, che fino adesso è rimasto sempre stabile più o meno sull'1,35. Anche le bollette che hanno fatto tanto discutere in Italia, qui sono rimaste, il costo è rimasto sempre molto basso, perché il governo sia negli anni scorsi ma soprattutto quest'anno ha deciso di usare l'8% del prodotto interno lordo per mantenere basse le bollette, quindi anche questo comunque è un buon vantaggio per la spesa in generale. Dopodiché per pranzo mi sono diretto alla Malta Football Association, dove ho beccato Emma e ci ha accolti Fabrizio, e ci ha fatto fare un bel tour di tutta la struttura che si occupa di gestire tutto ciò che gira intorno alla nazionale di Malta. Mi ha fatto vedere un po' dei campi, alcuni in erba sintetica, altri in erba vera. Addirittura siamo entrati nello stadio principale dove avvengono le partite di nazionale. No, tu hai il potere di fare questa cosa? Ma è bella aderente, devo rimettermi in forma. In questo istante siamo a Tali, nel centro di Malta, e qua siamo nel quartier generale della Malta Football Association. E adesso ci stiamo dirigendo verso le nostre facilities. Allora, come ti dicevo, qui siamo al Centenary Stadium. E la particolarità di questo stadio è che ha una superficie artificiale ed è una qualità FIFA Pro One, quindi la categoria massima. In questo momento stanno facendo il maintenance, il reseeding. Nel gioco effettivo, ovviamente, l'erba naturale ti dà la possibilità di performare molto meglio, soprattutto la qualità del movimento del pallone è differente. Se hai delle condizioni climatiche ottimali, il campo in erba vero è sempre il migliore, vince sempre. Allora, noi essendo una piccola nazionale, come ben sapete il territorio dell'isola è davvero piccolo, riusciamo ad allenare i giocatori delle nazionali giovanili tutte le settimane, tre volte a settimana. Qui abbiamo i veicoli che vengono utilizzati per il maintenance, quindi per la cura dei campi, sia i campi di allenamento che i campi dello stadio dove andremo adesso. 17.000 posti. La particolarità è che gli uffici della federazione sono all'interno dello stadio stesso. Qui quindi adesso i nostri grounds managers stanno sistemando un po' il campo. Quindi oltre alla palestra che abbiamo dall'altro lato, che però come vi dicevo è data in gestione a degli esterni, questa è ad uso esclusivo nostro, quindi soltanto per i giocatori della nazionale. Banderia, ovviamente in azione quotidianamente, dove vengono lavati tutti i kit dei giocatori. CISC, che sarebbe esattamente, Jeep. E lo sponsor tecnico di maglia è Rea. Essendo un'associazione, non una società, è un ente no profit, quindi i soldi che riesce ad ottenere sono quelli dai progetti UEFA, FIFA. Franky. Marcello. Sono scarpe per lo staff tecnico che vengono utilizzate durante le finestre internazionali. Scarpe da running. Sono sì, queste però non sono per i calciatori. Queste sono le Air Pegasus, sono quelle che io pago €150 per andare a correre. E dopo il tour siamo andati a pranzare nella mensa, dove oltre a mangiare ho chiesto un po' di informazioni a Fabrizio. Da quanto è che vivi a Malta? Allora, io vivo a Malta esattamente da 4 anni, dal 2019 quindi. Raccontami la tua routine qua a Malta. Mi sveglio intorno alle 8:30, abito esattamente lì, a circa 5 minuti dal centro tecnico, dal mio posto di lavoro. Spendo 8-10 ore al giorno qui. E cosa fai qua? Il mio ruolo specifico all'interno della federazione è Executive National Teams Operation, quindi mi occupo dell'organizzazione, della logistica di tutte le nazionali, della Federcalcio Malta, quindi dal settore giovanile alla nazionale maggiore. Ho la fortuna ovviamente di stare a contatto con realtà interessanti come può essere ad esempio la FIFA, la UEFA. Perché sei venuto proprio a Malta? Come ti dicevo, qui la qualità della vita è davvero alta. Come puoi vedere il clima fa la differenza. 8 mesi l'anno più o meno. Ma tu sei siciliano? Sì, però per motivi di studio ho lasciato la Sicilia quando avevo 18 anni, quindi sono andato a studiare al nord Italia. Non ho più questo legame con la Sicilia, ovviamente, essendo andato via da ragazzino. Avevo un po' il bisogno di ritrovare questo, di stare in un posto del genere, quindi Malta mi sta dando la possibilità di vivere ciò. Quanto costa rispetto a dove stavi prima? Se devo darti una media, più o meno un po' come Milano, diciamo, ecco. Quindi ad oggi ti piace stare qua? Sì, gli assolutamente. Gli stipendi sono più alti o più bassi rispetto ad Italia? Da
dal mio punto di vista più alti. E le persone? Sono tanti italiani? Sì, tantissimi italiani, però essendo questo un hub finanziario hai la possibilità di incontrare persone da qualsiasi parte del mondo. È un centro multiculturale, anche se un'isola piccolissima, però ti dà la possibilità di creare un network interessante. E quindi mi capita spesso di incontrare persone dalla Malesia, dalla Norvegia, dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, Singapore. Quanto ogni torno in Italia? Spesso siamo impegnati con le finestre internazionali, dunque quando riesco a trovare un weekend libero magari rientro a trovare la mia famiglia. Diciamo in media un 5-6 volte l'anno. Come si vive qua a Malta? Come puoi vedere il clima fa la differenza, si vive davvero bene. E poi essendo un posto piccolo hai la possibilità di conglomerare tutti i tuoi interessi in spazi piccoli. Anche per il network in 20 minuti riesci a incontrare persone, ti sposti da un lato all'altro dell'isola con facilità. Da un punto di vista soggettivo sto facendo il lavoro dei miei sogni, quindi con l'aiuto, diciamo. Va benissimo, si aiuta. Certo ci sono anche dei contro, come ad esempio il traffico veicolare, purtroppo non è il massimo, spesso si resta bloccati ore e ore nel traffico, però io comunque ho la fortuna di avere la casa qui vicino, dunque non ne risento troppo, ecco. Però il governo sta facendo delle politiche attive davvero interessanti, come ad esempio l'introduzione del biglietto del bus gratuito per i residenti sull'isola, quindi questo incentiverà il più possibile la gente a non utilizzare la macchina, ad utilizzare il trasporto pubblico. Ma tu come hai avuto questa occasione di venire a Malta? Io sono arrivato tramite un progetto dell'Unione Europea, dovevo stare qui in totale 6 mesi, ma dopo 2 mesi mi hanno proposto di siglare un contratto. E prima di questo lavoro ho fatto ricerca universitaria in Polonia, però è un lavoro completamente differente, questo è un lavoro dinamico, operativo, sul campo. Ok, è un lavoro d'ufficio, però mi dà la possibilità di viaggiare, di incontrare persone fuori dal centro tecnico, di ampliare il network, quindi è davvero interessante, sì. Dopodiché, dopo una piccola tappa a casa, sono riuscito per un bel sushi a cena alla Valletta con Luca, Zago e Giorgio, che lavorano insieme. Sushi, devo dire, veramente molto buono. C'ero stato anche lo scorso anno. Ci troviamo in Street. La Valletta, no? Ah, certo, la Valletta, qui vicino, tra l'altro, al nostro ex ufficio. E siamo diretti verso uno dei migliori sushi di Valletta, che si chiama Aki. Per dimostrarti che è vero, qua c'è ancora il nome, vedi? Ah. Enrico Luca Pietro. Questo è il primo ufficio. Mi ricordo la scritta Xeros. Esatto. Dopo cena la serata è continuata e siamo andati in un locale dove vanno spesso. Io e Disc abbiamo preso una bella tisana, gli altri un gin tonic. Il proprietario di quello e altri locali si chiama Matteo ed è un italiano a cui ho fatto qualche domanda. Da quant'è che vivi qua a Malta? Quasi 8 anni. Quasi 8 anni? Cosa sei venuto a fare qua a Malta? A cambiare vita. A cambiare vita? Sì. E come ti sei trovato? Ho cambiato vita. Hai cambiato vita, cosa fai adesso? Gestisco questo posto, è un'osteria italiana, wine bar. Ah, quindi sia questo locale che lo vai qua accanto e l'osteria italiana. Sì, perché come fai? Sono arrivato qua con 1.000 euro in tasca, facendo il pizzaiolo. Poi ho iniziato a lavorare come chef, sono cresciuto. Una delle prime cose che mi è piaciuta tantissimo dell'isola è il fatto che c'è meritocrazia, a differenza di dove veniamo noi, purtroppo. Ho avuto 2 anni di esperienza nelle attività, sono finito a lavorare all'Hilton come chef, sono cresciuto. Dopo 3 anni ho trovato prima Ruth, il locale qui a fianco. Ho lavorato 3 mesi, l'ho aperto con le mie idee, ho sviluppato quello che era il mio concetto mentale di osteria italiana a Malta e siamo tra qua. Com'è gestire il locale fisico qua? Molto impegnativo, ma credo che sia impegnativo ovunque. Avvengono più turisti o più persone abituali? Ora lavoriamo probabilmente più la gente locale. Ma a livello di burocrazia è difficile lavorare qua? Assolutamente no, è molto più semplice che in Italia. Cosa bisogna fare? È tutto molto più semplice. Devi fare il contratto d'affitto per prendere il locale, sviluppare la tua idea. A livello burocratico non hai impedimenti all'inizio. In Italia solo il costo di una licenza per un'attività commerciale è estremamente expensive. A Malta è annuale ed è meno di uno stipendio di un barista, per intendersi. Pianifichi di rimanere qua a Malta? Pianifico una lunga vita, le attività stanno crescendo. Non so se rimarrò qui, però ho intenzione di continuare a muovermi. Ilaria, mentre ci fai questi toni. Buonasera. Raccontaci, come si vive qua a Malta? Il pro di Malta, innanzitutto, io sono venuta qua perché amo il caldo, il sole, amo il mare. E questo è uno dei posti in Europa dove c'è meno pioggia, dove comunque c'è meno freddo. A parte oggi, che se guardiamo fuori c'è diluvio. Sì. Mi sa che sei tu che porti sfiga. Quindi questa è stata la ragione fondamentale, perché io se c'è il sole ho energie, posso affrontare tutto. Poi perché volevo imparare l'inglese. Quando sono venuta qua l'inglese non sapevo una parola. E poi perché comunque è veramente piena di diverse culture, di persone da tutte le parti del mondo. Incontro sono l'affitto, le spese d'affitto qua sono allucinanti. E anche rispetto a quello che sono gli stipendi, nonostante magari lo stipendio si sia alzato un po'. Sono arrivata nel 2015, per un bilocale con il mio ex pagavamo 270 euro, che però adesso se vai a prendere la stessa casa ti costa 700 euro. Wow. Un altro svantaggio di Malta è che per gli italiani è rischioso, nel senso che ci sono tantissimi italiani. Sono uscita dall'Italia per fare un'esperienza nuova, ma poi fondamentalmente esco sempre con gli italiani. Lavoro per italiani, cioè. Io ho cercato di
fare un po' l'opposto, ho cercato di buttarmi subito in un'esperienza dove potevo conoscere persone da tutte le parti del mondo, dove potevo appunto imparare una lingua, magari anche due, intanto sto imparando un po' anche lo spagnolo, e poi appunto anche un lavoro che comunque non avevo mai fatto, che in Italia ero commesso, e qui mi sono diciamo un attimino aperta a tutto. Il giorno dopo sono rimasto per lo più in casa. Buongiorno Luca. Buongiorno Marci. Mi sono allenato e ho ordinato a casa il pranzo. È molto comodo perché in tutta l'isola è diffusa un'app che si chiama Bolt, che esiste anche in altri paesi del mondo e si utilizza praticamente per tutto, soprattutto per i taxi e appunto per il delivery. La sera siamo usciti per fare una cena a casa di Zago con un po' di italiani e così prima siamo passati al supermercato a prendere un po' di scorte. Vediamo un po' i beni di prima necessità. Pasta rummo 1,33 euro. Latte 1 euro più o meno, poco di più. Vabbè, il pane mi sembra come in Italia. Che costa lo spritz? 9,60 euro, visto che andiamo dai veneti a cena, portiamo lo spritz. Gli spritz. Ma scusa, vendono lo spritz già fatto, come funziona? Probabilmente una merda, ecco se funziona. Comunque direi prezzi come in Italia, niente di speciale. Scorte prese, arrivate a casa, Zago mi ha fatto fare un tour della sua casa, che sì, costa 1500 euro, però è molto più grande delle case che trovi a Milano con lo stesso prezzo. 1500 per questa casa? 1500 per ora. Metri quadri? 220-250. Ah, l'immobile sì, molto più basso rispetto all'Italia, molte città. Sì. Facciamo questo un tour. House tour. House tour. Sala, pranziamo sempre qui. Salotto, due divanetti qui, TV, impianto audio. Poi qua abbiamo la cucina, non sono molto esperto di però è grande. Però comunque dai, è abbastanza. È ampia. Abbastanza nuova. È grande. Poi abbiamo un giardinetto fuori, cosa che a Malta è veramente difficile. È difficile trovare, diciamo, uno spazio esterno oltre all'abitazione interna. Tavolino qui fuori. Barbecue. Giardinetto dietro, manca un po' di illuminazione, però d'estate insomma si fanno delle ottime grigliate. Poi andiamo al primo piano. Anzi, il bagno degli ospiti. Eccolo qua. Bagno degli ospiti con la doccia, se qualcuno serve. E poi andiamo al primo piano. Questo è il bagno principale, abbastanza grande, con la vasca. Camera mia, camera matrimoniale con la finestra sul giardino. Poi abbiamo la seconda camera del mio amico, col terrazzino anche. Questo è l'ufficio. Ah, ufficio pure. Ufficio e un po', insomma, dove mettiamo valigie in più quando facciamo i nostri viaggi. Ah, ma quindi potreste avere anche un altro coinquilino qua? Sì, potremmo avere anche un altro coinquilino. Nuotare a Malta, la muta sempre presente nelle case per andare a fare freediving, nuotare al mare anche quando le temperature non sono ideali, ecco. E poi andiamo, c'è la lavanderia, anche qui abbiamo un po' di valigie in più sempre per i nostri viaggi. E poi abbiamo il terrazzo. Abbiamo un terrazzo che comunque è grande come le stanze sotto ad un circa. E quindi anche qui magari estate arrediamo un po' anche la parte sopra. Ah, sì. Insomma lo spazio è abbastanza grande anche qui per fare qualche festicciolo. Guarda, in questa casa con l'illuminazione giusta renderebbe 100 volte di più. Oh, allora. Qual è il problema qua a Malta? Allora, devo presentare? No. Allora, il problema qua a Malta per me è la qualità delle persone. No. Cioè, la qualità del turismo non è un turismo eccellente. Come, sono poveri? Qual è il problema? No, non è che sono poveri, no. Però no. Poveri sono medio inglesi, ecco. Sono molto inglesi. Sì. Raccontaselo, racconta come gli chef. Signore e signori, che abbiamo alcune specialità. Sigule. Giulio è sempre una garanzia. Ma okay, cannolo invece. Sembrano buoni. Come si mangia a Malta? Si mangia molto bene per essere estero. Si mangia benissimo. Ci sono i migliori ristoranti italiani, secondo me sono a Malta. Perché napoletani, siciliani vengono a Malta per i ristoranti e sono il top. Com'è avere una pasticceria a Malta? Beh, noi siamo siciliani, per cui siamo di casa a Malta. Avere una pasticceria a Malta significa far conoscere a tutto il mondo la pasticceria italiana, siciliana e mediterranea. Giulio! È da maggio del 2019 che non mi vogliono né vedere. Quando uscirà questo video tutta Italia vedrà che a Malta il sabato sera si guarda Maria di Filippi. Terminata la mia esperienza ho fatto le dovute ricerche sull'isola. Per capire Malta partiamo dalle prime informazioni fondamentali. Anche se a tutti gli effetti una nazione è tranquillamente paragonabile ad una città italiana. Malta ha più o meno 500.000 di abitanti ad oggi, quindi è poco meno abitata di Genova, e questi abitanti tra l'altro sono su 318 km quadrati di superficie. Infatti Malta è uno degli stati più densamente popolati al mondo ed è anche per questo forse che le case costano di più in maniera sproporzionata rispetto al prezzo della vita. Il paragone con le altre città italiane regge ancora di più se vediamo la distanza dall'Italia, che è di soli 80 km, cioè 2 ore di traghetto. E tra l'altro fino al 1934 l'italiano era lingua ufficiale insieme al maltese e l'inglese, che lo sono ancora oggi. Malta, anche se ha una grossa presenza italiana, rimane molto internazionale, anche perché nella storia è stata conquistata un po' da tutte le culture. Ad oggi è un mix visibile ovunque tra Grecia, Arabia, Italia e Inghilterra. Parecchio Inghilterra, perché fino al 64 erano una colonia del Regno Unito. Come abbiamo visto, in questo momento c'è un processo in atto che mi ricorda
parlato anche un po' a Dublino come città. Dublino ha due realtà, una molto storica e una legata al mondo tech. Tutte quante le tech company più grandi al mondo hanno sede in Europa, sempre per una questione di tassazione. Ebbene, anche a Malta c'è una tassazione agevolata che permette all'azienda di pagare molte poche tasse rispetto agli altri stati europei, per cui l'isola è diventata il polo di tantissime aziende internazionali che mettono piede in Europa. Non potendolo neanche più fare a Londra, Malta è diventata veramente molto attrattiva. Infatti ormai il 10% di tutte le aziende online di scommesse si trovano proprio a Malta, che è diventata infatti un polo dell'online betting, anche se là si dice gaming per renderlo un po' più, penso, pulito come termine. Dalla percezione che ho avuto in questi giorni mi era sembrato che Malta fosse un po' come certe città dove il grosso della popolazione è immigrata, come New York, Dubai, eccetera, eccetera. Invece, vedendo i dati, Wikipedia dice che solamente il 20% della popolazione non è maltese, mentre il resto sono local. E se vediamo anche la crescita del PIL degli ultimi 10 anni rispetto all'Italia, 10 anni fa era molto meno dell'Italia, adesso sta praticamente rimontando, mi immagino che nel futuro non solo il PIL pro capite di Malta supererà l'Italia, ma in generale l'isola crescerà tantissimo. Quindi potrebbe essere un'ottima scommessa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo video, e condividetelo con le persone che dovrebbero trasferirsi a Malta. Ciao!